Cari amici, eccomi qua, buon pomeriggio e sono contento di essere con voi. Penso che la trasmissione stia funzionando bene, sto aspettando conferma, tutto va bene, mi dicono. Sono online, sono sempre preoccupato di fare qualche errore. Allora, prima di tutto immagino che mi stia ascoltando la nostra amica, la mia cara amica Luciana, e vorrei all'inizio di questa conversazione mandare i miei auguri più affettuosi a Paolo. Paolo in questo momento è in sala operatoria a Bergamo, sta subendo un intervento importante, immaginatevi in questo momento, e vorrei che lui sapesse che lo sto pensando. Adesso Luciana non è ancora in linea, credo, ma se arriverà poi ripeterò i miei auguri. Allora riprendiamo il nostro discorso e poi in conclusione vi dirò che programmi ho in mente. Dunque abbiamo visto in conclusione della volta precedente, la ultima conversazione, come lo spettacolo di Strehler abbia spinto gli studiosi a riaprire un'attenzione nei confronti della commedia dell'arte che era sempre stata ignorata. Ecco, fino dalla prima edizione, quella del 1947, il regista, cioè Strehler, mostra un interesse particolare nei confronti dell'aspetto mimico-gestuale della recitazione. Ora, nella tradizione immediatamente precedente, negli anni e nei decenni precedenti, l'aspetto mimico-gestuale importava poco o nulla, in realtà, agli attori. Si badava soprattutto alla parola. Perché il regista si interessa di questo? Per varie ragioni. Una è sicuramente quella che in quegli anni si stava diffondendo, soprattutto in America, una particolare attenzione per il linguaggio del corpo. Ma contemporaneamente bisogna anche ricordare che appunto la commedia dell'arte utilizzava come uno fra i suoi linguaggi più importanti il linguaggio del corpo e del viso. Scrive Strehler: a quel tempo molti di noi giovani registi, e io forse più degli altri, eravamo quasi ossessionati da certi problemi del teatro gestuale che noi allora chiamavamo semplicemente mimico. I rapporti del corpo nello spazio, il senso del movimento espressivo, del gesto, del silenzio animato, ci stavano davanti pieni di interrogativi e di misteri. Nella prima edizione dell'Arlecchino prevale una accezione quasi esclusivamente ludica del teatro. Il teatro come divertimento, il teatro come momento di gioia, al di là delle riflessioni di ordine sociale, morale, estetico, che inizialmente sembrano non interessare a Strehler dell'Arlecchino, non a Strehler in generale. Lo spettacolo, cioè, nasce come puro divertimento e non ha pretese di insegnare né pretese di comunicare nulla, anche se proprio in quel periodo, in quei mesi, pochi mesi prima, il piccolo teatro aveva iniziato la sua attività con l'Albergo dei Poveri, quindi con un testo socialmente molto impegnato. Ancora in controtendenza con l'operato di Strehler in quegli anni, il testo viene da lui molto sfrondato, in questo momento, scusate, mi fermo un momento, vedo che Paolo mi sta ascoltando. Paolo, ti saluto, so che sei pronto per andare in sala operatoria o qualcosa del genere, ti faccio i miei auguri più affettuosi, andrà tutto benissimo. E se hai voglia stai qui ad ascoltarmi e poi fammi sapere. Dicevo che in controtendenza con quello che aveva fatto poco prima, Strehler prende il testo di Goldoni e lo sfronda, lo adopera il testo di Goldoni come se fosse un elemento compositivo del suo spettacolo, ma non più importante di tutti gli altri. Infatti, pensate, sulla locandina del primo Arlecchino, Goldoni non appare come l'autore della commedia. Di solito scrive Il servitore dei due padroni di Carlo Goldoni. No. Sotto in piccolo c'è scritto soltanto autore dei dialoghi Carlo Goldoni, come dire, Goldoni non è l'autore del testo ma soltanto dei dialoghi, di alcune battute che vengono riprese dall'autore, dal regista. La dinamica scenica che Strehler impone al suo spettacolo è talmente veloce che tende a mangiare tutto, a centrifugare tutto in un movimento persino convulso. E la recitazione verbale
si somma alla recitazione mimico-gestuale, tutto un po' sopra le righe, creando un movimento scenico di tipo scatenato. Il testo, già povero di suo, ne esce diminuito e diventa alla fine poco più che un pretesto, e cioè un semplice intreccio, quasi fosse un canovaccio, come era in origine, e non una commedia interamente scritta. L'autore delle scenografie del primo Arlecchino è Gianni Ratto, uno scenografo che poi scomparirà, e che mette sul palcoscenico degli elementi molto semplici, una specie di pedana, un teatrino di tele dipinte, così come doveva essere ai tempi della commedia dell'arte. Ciao Paolo. Certo che va bene, andrà tutto benissimo, te lo dico io, me ne intendo. Io sono l'operatoria e ci ho passato la vita, non ti preoccupare. Domani sei fuori e ne stai benissimo, stai tranquillo. Dicevo che anche i costumi sono poveri, vengono disegnati e realizzati da Ebe Colciaghi, così in sintonia con quelle che dovevano essere le scelte dei comici dell'arte nel tempo passato. Si tratta tuttavia di uno spettacolo definito nei più piccoli dettagli, non è una commedia dell'arte, è uno spettacolo che ogni sera viene replicato identico ed è nato da una sinergia creativa fra il regista e gli attori. Streller adotta una stilizzazione intellettualistica per questa prima versione del suo spettacolo, come chiave estetica dello spettacolo. Dello spettacolo. Ma c'è un problema con il quale Streller e i suoi attori cozzano, è il problema della maschera. Quattro dei personaggi indossano la maschera: Arlecchino, Brighella, Pantalone e il Dottore. Questo è scritto nel testo di Goldoni, questo era nella commedia dell'arte, questo è sul palcoscenico del 1947. Ma il problema è che l'uso, il senso della maschera è andato completamente smarrito. Da quando è sparita e smarrita, la commedia dell'arte e la sua realizzavano le maschere, le costruivano con il cuoio. E quindi la situazione è piuttosto difficile. Scrive Streller: la conquista della maschera fu per tutti e per Marcello, cioè Moretti, un cammino progressivo che urtò contro un numero alla mancanza di tecnica vera e propria, di strumenti idonei, cioè di maschere. Gli attori della prima edizione dell'Arlecchino recitarono con povere maschere di cotone e garza a strati sovrapposti. Le costruimmo, si può dire, con le nostre mani, giorno per giorno. Erano maschere infernali, scomode, dolorose. Le parti in rilievo penetravano ben presto nella carne. La visibilità era relativa, distorta. Applicate come erano strettamente al viso, con un sistema di elastici primitivo, prive di flessibilità, le maschere non permettevano alle palpebre di muoversi. Le ciglia dell'attore urtavano contro i bordi e facevano lacrimare gli occhi in un pianto perenne e segreto. Gli attori, ognuno per suo conto, incominciarono allora a imbottirle con strani guanciali di ovatta fissata intorno con del cerotto. Durante l'uso poi il sudore degli attori penetrava nel cartone a poco e scioglieva la compattezza della maschera. Alla fine dello spettacolo tenevamo fra le mani alcuni straccetti neri, gocciolanti, che solo all'indomani riprendevano una certa forma e consistenza. Esisteva anche il dramma personale degli attori che con la maschera non si sentivano. Per un fenomeno psichico, l'attore con il viso coperto sentiva meno se stesso e i compagni. Inoltre, gli sembrava di essere inespressivo, gli era stata tolta un'arma potente, il gioco facciale. L'attore doveva ancora conquistare la mobilità della maschera, doveva reinventare anche in questo una tradizione sepolta e che nessuno poteva più insegnarci. Marcello, in questa prima edizione dell'Arlecchino, finì per recitare la sua parte senza maschera. Aveva brutalmente risolto il problema dipingendosi la maschera sul viso. Ma naturalmente il problema della maschera esisteva. Ci volle molto tempo perché si arrivasse ad una soluzione. Alla fine si arriva a comprendere le particolari, speciali potenzialità espressive
della parte del volto che rimane scoperta dalla maschera e dal linguaggio corporeo che la presenza della maschera enfatizza, rende molto più importante. C'è anche da dire che l'uso della maschera produce una particolare mobilità degli attori. Dato che non vedono bene, perché i tagli sulla maschera sono piccoli e appunto gli occhi possono vedere solo davanti e non con quel grande campo visivo che abbiamo, gli attori sono costretti ad una particolare mobilità. Involontariamente si muovono in maniera innaturale, quasi burattinesca. Quando camminano sembrano procedere per balzi successivi. Allora, la cosa divertente è che proprio questo fatto, il fatto che gli attori di Strehler, recitando di nuovo una sorta di commedia dell'arte nel XX secolo, camminavano e si muovevano come dei burattini, è successo che qualcuno pensasse che questo era il modo di muoversi dei comici dell'arte. No, assolutamente no. O meglio, andatura e gestualità non erano uno stilema, diciamo, deciso a priori, ma erano il risultato dell'uso della maschera, che anche usata nel XX secolo produceva esattamente quello. La recitazione corporea, che voi vedete, avete ancora oggi modo di vedere nell'Arlecchino quando andrete a teatro a vederlo, è quindi il risultato di una ricostruzione filologica delle condizioni materiali che avevano condotto a quel tipo di recitazione, non uno stilema previsto a priori. Quanto all'oggetto, alla maschera, anche lì ci fu un grande lavoro per recuperarlo filologicamente. Strehler chiamò ad aiutarlo Amleto Sartori, che era uno scultore di cuoio veneziano, il quale insieme e con la consulenza del regista Gianfranco De Bosio, mio caro amico, a cui mando un saluto affettuoso in questo momento, e insieme a Marcello Moretti, riescono a realizzare uno strumento, cioè una maschera, esente o quasi dagli inconvenienti di cui ho parlato prima, che si erano verificati inizialmente. Cosa scrive Strehler a questo proposito? Eravamo certamente, senza che ce ne rendessimo conto, i pronipoti di quei comici che, credendo di inventare delle situazioni, attingevano all'eredità di un certo teatro della plaga mediterranea. Potrei raccontare altre nostre scoperte, che non erano tali in assoluto, il gioco dei bauli, la gag del budino, e che venivano da lontano, a nostra insaputa, ma è un fatto che allora l'attore italiano non sapeva più nulla, o quasi, della commedia dell'arte. E anche di Goldoni, di cui alcuni avevano creduto di sapere tutto negli anni 30, mentre era un autore misterioso, contraffatto e diminuito per l'ignoranza della tradizione e l'indifferenza del pubblico. Questa frase è fondamentale. Ne riparleremo quando parleremo di Strehler, al di là di questa regia di cui ora sto parlando. Lo spettacolo, quando viene presentato nel 1947, genera un certo sconcerto, sia nel pubblico sia nella critica. Alla prima dell'Arlecchino nel 1947, ricorda Strehler, il pubblico cominciò a ridere soltanto alla fine del primo atto, cioè per tutto un atto zitti e fermi. Ammettiamo che noi non avessimo trovato ancora il ritmo giusto, si doveva mettere in conto però anche il fatto che il pubblico da più di 30 anni non sapeva cosa fosse un autentico lazzo, uno spettacolo costruito sul senso fisico, corporale della comicità. Della nostra esperienza, quando fu conclusa, beneficiarono non soltanto gli attori, ma anche gli spettatori. E Paolo Grassi, che come ricorderete era il condirettore del Piccolo Teatro, in quel momento aggiunge: ci siamo trovati nel vuoto e abbiamo dovuto compiere le nostre acrobazie senza rete di protezione. Abbiamo insomma dovuto reinventare dentro di noi qualcosa al di là della cultura e della storia. In questa fatica
ci ha sorretto una vena sotterranea che credevamo quasi estinta per sempre, un abbandono italico al ritmo, all'invenzione immediata, al gesto mimico, all'iperbole dell'immagine, insieme a un classico rigore, e sono rifluiti in noi antichi umori che non si erano perduti attraverso le generazioni teatrali. Ora, Paolo Grassi, persona di straordinaria intelligenza, mente manageriale e organizzativa del Piccolo Teatro, non era un artista e nemmeno un creativo, ma con queste parole riesce a rendere l'idea del recupero, anche involontario, parzialmente spontaneo, fisico, che la compagnia di attori del Piccolo Teatro, tutti italiani, riescono a fare nei confronti di una tradizione ormai completamente dimenticata. Il primo protagonista di Arlecchino Servitore di Due Padroni fu Marcello Moretti, nato nel 10 e morto nel 1961. Moretti è lì accanto a Strehler e con lui inizia l'avventura del Piccolo Teatro. Si accosta ad uno spettacolo, a un testo di cui non sa nulla e si trova solo a dare vita a ciò che sera dopo sera, giorno dopo giorno, avviene sul palcoscenico. Il suo modo di interpretare Arlecchino è un modo sostanzialmente realistico, anche se con un certo distacco, un distacco direi così ironico, che aiuta il pubblico a rendersi conto che si trova di fronte alla finzione, al gioco teatrale. Accanto a Moretti, attori importanti, non so se il nome vi possa dire qualcosa, per esempio Elena Zareschi, Gianni Santuccio, Franco Parenti, Anna Maestri, questi sono attori che io ho personalmente conosciuto e ho avuto modo di vedere in teatro. Ma questo nucleo iniziale di attori, Moretti a parte, è destinato a cambiare anno dopo anno. Sicché, a parte il protagonista, la distribuzione dell'Arlecchino continuerà a cambiare offrendo alla maggior parte degli attori italiani l'opportunità di passare attraverso questa unica esperienza della tradizione antica offerta loro da Strehler e dal Piccolo Teatro. Il fatto che gli attori, a parte Moretti, continuino a cambiare è un'altra delle dimostrazioni che non ci troviamo di fronte ad una commedia dell'arte. Perché, come sapete, come ho detto, nella commedia dell'arte gli attori erano sempre gli stessi, che mantenevano i loro ruoli e semmai cambiavano sera dopo sera il canovaccio su cui recitavano. Il primo dei requisiti della commedia dell'arte era la stabilità del nucleo di attori e invece il Piccolo Teatro continua a cambiarli, questi attori, a parte Moretti, il quale Moretti, interpretando per molti anni il personaggio di Arlecchino, finisce ad ottenere con la sua maschera, con il suo ruolo, una sorta di simbiosi, anche imbarazzante per certi aspetti, ed è la stessa simbiosi che, forse in maniera accresciuta, vivrà poi, in seguito, il mio amico Ferruccio Soleni, recitando per così tanti anni nel ruolo di Arlecchino. Cresce in Strehler la consapevolezza di avere dato vita ad uno spettacolo storico, ad una ricostruzione intelligente, sensibile, di modelli antichi, ancora scientificamente non riscoperti. E così naturalmente in Strehler cresce il desiderio di affinare il risultato, anche perché questo spettacolo continua ad avere successo e si rivela, ben presto, uno spettacolo esportabile. Attenzione, esportabile significa che il Piccolo Teatro si rende conto, la direzione del Piccolo Teatro, quindi Grassi, che ne gestiva la parte manageriale, si rende conto di avere in mano uno spettacolo che può facilmente vendere non solo in Italia, ma anche all'estero. È uno spettacolo esportabile perché? Proprio per via che la sua recitazione è prevalentemente fondata sul linguaggio corporeo, sull'espressività vocale, sull'acrobazia e tutti elementi, diciamo, interpretativi, recitativi, che permettono al pubblico di superare la barriera linguistica. Quindi anche chi
non riesce a comprendere l'italiano, apprezza e si diverte di fronte a Arlecchino, servitore di due padroni. Ma guardate un po' che quello che succede è esattamente quello che succedeva alla Commedia dell'Arte secoli prima. Infatti la Commedia dell'Arte, nata in Italia, come abbiamo detto qualche conversazione fa, è poi stata esportata in tutta Europa, dal Portogallo fino alla Russia, proprio grazie al fatto che la lingua italiana che nessuno conosceva naturalmente, e per di più si trattava in gran parte di dialetti e non di lingua, anche se non viene compresa, non crea particolari problemi. E quindi Arlecchino inizia a essere e sarà per sempre, ed è ancora oggi, uno spettacolo internazionale. Ovviamente col passare degli anni Arlecchino, che permane nel repertorio del Piccolo Teatro, non può che seguire lo sviluppo della poetica del suo regista. Strehler non è una statua, nel 1947 è un ragazzo, e quindi quando crea l'Arlecchino è un trentenne, neanche, un venticinquenne, che è all'inizio della sua carriera. Arlecchino lo seguirà fino alla morte e quindi non potrà che svilupparsi come spettacolo dietro agli sviluppi di Strehler uomo, uomo di cultura e artista. La seconda edizione di Arlecchino va in scena 5 anni dopo, nel 1952. Non è una edizione particolarmente diversa dalla prima, c'è un po' più di realismo nella scenografia, che ha qualche elemento in più pittorico, illusionistico, ma senza grandissime modificazioni o invenzioni. La vera differenza è che Moretti in quel momento indossa per la prima volta e sempre la maschera che gli ha creato il Sartori, Amleto Sartori, insieme a De Bosio. Per cui, diciamo, lo spettacolo rimane lo stesso, un po' arricchito. La terza edizione, invece, 1956, è decisiva per il mutamento nella chiave interpretativa voluta da Strehler. Nel 1956 lo spettacolo va in scena, terza edizione, non in Italia, ma a Edimburgo. Ecco qui la dimostrazione dell'internazionalità dello spettacolo. E naturalmente, siamo nel 1956, nel frattempo è successo un fatto fondamentale, ossia Strehler ha incontrato personalmente, ma soprattutto intellettualmente e artisticamente, Bertolt Brecht. È del 1956 la prima edizione dell'opera da 3 soldi. E quindi l'incontro con Brecht e con il teatro epico, che poi segnerà tutta la carriera di Strehler, appare come un segno forte dell'edizione numero 3, quella del 56. C'è anche da dire che nel frattempo, 1952, Luchino Visconti, grande rivale di Strehler, che diceva che erano amicissimi, lui e Luchino, ma in realtà si guardavano in cagnesco, Strehler sul versante del teatro pubblico, Visconti sul versante del teatro privato, bene, nel 1952. Luchino Visconti aveva messo in scena con una locandiera di Goldoni uno spettacolo totalmente diverso da quello che si era abituati a vedere per il grande Goldoni, il Goldoni realista. E lo stesso Strehler, nel 1954, 2 anni prima, aveva messo in scena la trilogia della Villeggiatura. Ne parleremo di queste cose quando parleremo di Strehler, ma certamente la nuova edizione, la terza edizione di Arlecchino, è ripensata alla luce di queste cose che vi ho detto, e cioè Brecht, la locandiera di Visconti e la stessa trilogia della Villeggiatura, cioè un nuovo modo di intendere, di comprendere Carlo Goldoni. Cosa fa Strehler per questa terza edizione? Sposta l'attenzione, attenzione alla ogni tanto uso dei termini tecnici, dal testo al metatesto, ossia dalle battute di Goldoni, dalla vicenda piuttosto esile dell'Arlecchino servitore dei due padroni, a ciò che accade intorno, e cioè al momento storico in cui l'opera è situata e a cui l'opera si riferisce. Il regista immagina per questa terza edizione che una compagnia di comici dell'arte reciti la commedia,
il servitore dei due padroni, su una piazza e vuole cercare di illuminare con il suo spettacolo non solo la tecnica dei comici dell'arte, ma la loro vita, il rapporto fra la vita quotidiana e l'attività artistica dei comici dell'arte. Alle spalle della pedana c'è un ora appare appaiono le rovine di un ipotetico palazzo e sopra la pedana vengono distesi dei teli, così come accadeva ai tempi dei comici dell'arte, che usavano stendere dei teli per proteggersi dalla pioggia in caso di maltempo. In qualche modo questi due elementi, i teli e il fondale che rappresenta le rovine di un palazzo, storicizzano l'Arlecchino, lo fanno diventare qualcosa che è inserito nella realtà, realtà che prima era completamente assente nell'astrazione di quella pedana e delle piccole quinte dipinte. Ora Strehler cerca di disegnare una vera azione contestuale rispetto a quella che avviene sulla scena. Noi vediamo la pedana, l'azione dell'Arlecchino sulla pedana e poi vediamo gli attori che scendono dalla pedana quando finiscono di recitare, si levano la maschera, chiacchierano fra di loro, compiono gesti quotidiani, bevono, chiacchierano, mangiano, esattamente come probabilmente sarà successo ai tempi dei comici dell'arte. E quindi lo spettacolo non è più è semplicemente l'Arlecchino, ma è uno spettacolo sulla vita della commedia dell'arte, sul loro modo di agire e di rappresentare. Naturalmente questo risente della esperienza, dell'insegnamento di Bertolt Brecht, cioè rappresenta una sorta, un'espressione della volontà epica di Strehler in questo momento, e cioè di rappresentare agli occhi degli spettatori una vicenda in cui esistono dei personaggi e poi una seconda vicenda in cui sono gli attori, loro, con la loro fisicità novecentesca, a dire attenzione al pubblico, quello che stiamo rappresentando non siamo noi, non è la nostra vita, è uno spettacolo, quindi prendete le debite distanze, non fatevi travolgere dalle emozioni. E questo grazie all'esperienza brechtiana. Insieme alla rappresentazione del testo, e cioè della misera vicenda di Arlecchino, abbiamo la rappresentazione del metatesto, che è appunto una rappresentazione straniante rispetto appunto a quella principale. In questo modo Strehler approfondisce il lavoro sulla commedia dell'arte, un lavoro di ricostruzione storica, di ricostruzione filologica, che aiuterà anche noi studenti e studiosi ad occuparcene. Lo spettacolo, terza edizione, viene rappresentato in 105 città del mondo, ma all'improvviso, nel 1961, le repliche vengono sospese. Moretti muore all'improvviso. L'Arlecchino rimane senza il suo protagonista e lo spettacolo si ferma. Proprio come era una volta, ai tempi dei comici dell'arte. Se fosse morto, come poteva capitare, il protagonista, il primo fra gli attori della compagnia, la compagnia avrebbe avuto uno stop più o meno lungo cercando di recuperare un sostituto. Bene, è quello che succede. Dal 1961, momento in cui muore Moretti, fino al 1963, per due anni, Arlecchino rimane fermo. Nel 1963 appare la quarta edizione dell'Arlecchino. È un'edizione estiva, me la ricordo, l'ho vista, sono abbastanza vecchio per averla vista, all'aperto, parzialmente modificata rispetto a quella di Edimburgo, ma non troppo. La vera novità è che dal 1963 il protagonista non è più Moretti, ma è Ferruccio Soleri. Io spero che Ferruccio ci stia guardando e approfitto per salutarlo e per ringraziarlo per aver regalato a tutti noi decenni meravigliosi di arte e di poesia. Soleri, che aveva iniziato come sostituto di Moretti, pensate un po', in America, negli Stati Uniti, c'era e c'è credo una legge, per cui una compagnia teatrale deve avere i sostituti per tutte le prime parti e una volta alla settimana
il sostituto deve recitare al posto del dell'attore che sostituisce. Quindi Soleri aveva già debuttato come Arlecchino negli Stati Uniti e ora si trova a prendere l'eredità del suo maestro. Proprio come accadeva, un'altra volta torniamo alle origini, nella commedia dell'arte, dove i figli d'arte raccoglievano dal loro maestro, dal loro padre, artistico o anche biologico, a seconda dei casi, raccoglievano un'eredità. E ancora una volta, quindi, il nostro Arlecchino si rappresenta come una eccezionale ricostruzione in vitro della commedia dell'arte. Salvo che, ovviamente, Soleri è un uomo diverso, è un artista diverso, e come accadeva nella commedia dell'arte, il suo contributo al ruolo di Arlecchino ne fa un personaggio diverso. Per esempio, Soleri è più giocoso, ha una astuzia sagace che è diversa da quella ottusità un po' tonta che era propria dell'Arlecchino di Moretti. Anche la postura, come si muove fisicamente, Moretti era sempre un po' curvo, invece Soleri recita a petto aperto, a spalle aperte, e dimostra così il suo carattere, che per di più è sottolineato da movenze atletiche, addirittura acrobatiche. Ferruccio aveva e ha una fisicità incredibile, straordinaria. E quindi il suo Arlecchino diventa protagonista più dell'Arlecchino di Moretti del testo, ma anche, e questo è molto interessante, protagonista del metatesto. Perché? Quando nel 56 Strehler aveva incominciato ad illustrare la vita dei comici dell'arte intorno al palcoscenico, il capo comico, cioè quello che guidava la compagnia fuori dalla pedana, era Pantalone. Invece, da quando arriva Ferruccio, il protagonista anche del metatesto è Arlecchino, non è più Pantalone. Questo cambia completamente le cose. Dicevo che io ho visto questa edizione, questa quarta edizione, che ha avuto, è andata in scena d'estate, vicino a Milano, ad Affori, vicino a un palazzo, davanti a un palazzo nobiliare, il Palazzo Litta, che faceva da sfondo vero, reale, non costruito, alla pedana dei comici dell'arte. E novità, accanto alla pedana c'erano due diligenze, due carri, carri coperti, dentro i quali si vedevano delle lucine, delle luci di candela, ed erano le diligenze nelle quali Strehler immaginava che gli attori vivessero e agissero quando erano fuori dal palcoscenico. Scompaiono le coperture, le vele di copertura alla pedana, scompaiono naturalmente le rovine che sono sostituite dalla concreta struttura architettonica di Palazzo Litta. Nel frattempo Strehler non sta fermo, e siamo negli anni 60, quando Strehler affronta un altro Goldoni fondamentale nella sua carriera dopo la trilogia della villeggiatura 1954. Siamo 10 anni dopo, 1964, con Le baruffe chiozzotte, e arriviamo alla quarta edizione dell'Arlecchino, 1973. È una edizione in cui si arricchisce ulteriormente la parte realistica, diciamo così, della rappresentazione, e contemporaneamente il tipo di recitazione, grazie soprattutto al contributo di Ferruccio Soleri, diventa ancora più vorticoso, sicché accade che il pubblico capisce poco. Mi ricordo quando con Ferruccio siamo stati in paesi stranieri, siamo stati insieme in America, siamo stati insieme in Cina con l'Arlecchino, mi ricordo quanto ridevamo per il fatto che il pubblico in realtà aveva la possibilità di leggere, sapete, le soprascritte che ormai si usano nei teatri, cioè la traduzione, in quel caso in inglese o in cinese, di quello che gli attori dicevano. Ma dopo 10 minuti il pubblico non guardava più le scritte, guardava e seguiva l'azione, si lasciava coinvolgere così tanto che non il testo diventava più o meno uno spunto,
un po' come capita quando si va all'opera, no? Teatro d'opera, dove a volte non si capisce quello che cantino i cantanti, ma questo non è così importante. E arriviamo al 1977, quinta edizione. Questa è un'edizione che comporta uno spostamento completo, in direzione direi così contraria rispetto a quelle che abbiamo descritto. La quinta edizione viene presentata nella Sala de l'Odéon di Parigi, un teatro dove c'è un pubblico totalmente non italofano, si tratta naturalmente di francesi. Lo spettacolo è molto diverso ed è interessante perché è il caso unico, direi così, dell'Arlecchino, ci consente di vedere, di avere delle prove concrete, paragonando le varie edizioni, abbiamo delle prove concrete dello sviluppo della poetica del regista. Bene, in quel momento, evidentemente Strehler, 1977, si trova in un momento di riflessione cupa, di pessimismo. È convinto che il teatro e la cultura in generale nel nostro mondo abbiano uno spazio sempre più piccolo, sempre più ridotto. E quanta ragione aveva Giorgio Strehler. Per cui Strehler decide di sradicare il suo Arlecchino dal contesto, da quel metatesto di cui abbiamo parlato e che è stata la caratteristica delle edizioni dal 56 in avanti. La pedana è ora nel vuoto, non ha alcuna ambientazione, non ci sono più le rovine, non c'è più il palazzo, non ci sono più le diligenze, non ci sono più le vele, c'è soltanto una pedana e un cerchio di luce, un cerchio di luminosità che isola nello spazio nero del palcoscenico il luogo in cui avviene l'azione, in cui gli attori lavorano e sembrano lavorare con fatica per guadagnarsi l'attenzione degli spettatori, per guadagnarsi il pane in un mondo in cui il teatro, in cui l'arte sembra ormai superata dal progresso. Questo è il significato dell'edizione del 77. La sensazione che si ha, ho visto anche questo, di spettacolo, è quella di un mondo superato. Il teatro sembra venire da un passato remoto, sembra non interessare più. Siamo alla fine degli anni 70, il mondo sta evolvendo ad una velocità vertiginosa e contemporaneamente appaiono su questo palcoscenico un po' sospeso nel nulla, elementi che fanno pensare ad un altro grande drammaturgo incontrato da Strehler, Beckett, e quindi a elementi quasi astratti. Gli attori sembrano fantasmi di se stessi, ma Strehler in realtà era un ottimista e quindi anche in momenti grigi, momenti bui di pessimismo, aveva sempre la trovata che ci faceva comprendere la sua voglia di andare avanti, il suo ottimismo, la sua fiducia nel progresso. Infatti, alla fine di Arlecchino, Strehler raggiunge nell'edizione 1977 una scena non prevista. Arlecchino fugge inseguito dai due padroni, come accade nella vicenda del servitore dei due padroni, ma questa volta attraversa la sala, fugge in mezzo agli spettatori, poi risale sul palco, riesce a forzare il sipario, che ormai è chiuso e abbassato, un servo di scena lo aiuta e poi sparisce in soffitta. La soffitta è quella parte alta del palcoscenico che noi non vediamo, dentro la quale stanno nascoste le scenografie e tante altre cose misteriose che servono per fare lo spettacolo. E lui sparisce lì e sparisce dentro ad una nuvola. Cos'è, un'invenzione folle di Strehler? No, è ancora una volta una citazione colta. Una citazione del teatro barocco in cui queste nuvole, queste apparizioni, queste sparizioni erano assolutamente all'ordine del giorno. Arriviamo alla sesta edizione, la cosiddetta edizione dell'addio, 1987, anno importante, 40 anni dalla fondazione del Piccolo Teatro. Detta l'edizione dell'addio perché almeno in quel momento Strehler, poi
era bravissimo a fingersi le cose a se stesso e poi a cambiare idea, straordinario, pensa che sia arrivato il momento di mettere un punto fermo alla storia di Arlecchino dopo ben 40 anni. Ed è uno spettacolo, quello dell'87, che va avanti sulla strada dell'Odeon, cioè è uno spettacolo ancora più stilizzato, tutto è semplificatissimo, la scenografia è ridotta a pochissimo, qualche paravento, qualche candelabro e un fondale illuminato da dietro. Questo fondale illuminato da dietro ci permette di vedere gli attori, i ruoli, i personaggi, muoversi come se fossero delle semplici silhouette nere. Quindi danno un senso. Immaginate quale differenza rispetto al primo Arlecchino, all'Arlecchino intermedio, quello che dico io, che è l'Arlecchino storico, quello di Edimburgo, è ridotto a semplici silhouette. E naturalmente anche i personaggi vengono semplificati dal punto di vista psicologico. La vicenda si distacca completamente dal suo eventuale contesto storico e assume i contorni onirici quasi di un sogno, privi di qualunque nota realistica. A interpretare questo importantissimo spettacolo, perché Strehler era convinto che fosse l'ultima edizione del Piccolo, me lo ricordo benissimo, lo diceva, sono attori importanti: Giancarlo De Tori, Franco Graziosi, Gianfranco Mauri e Marisa Minelli, che erano quattro attori storici del Piccolo Teatro, e Andrea Jonasson, la moglie di Strehler, la seconda moglie di Strehler, da qualche anno diventata la prima attrice del Piccolo Teatro. Ma passano tre anni ed eccola, 1990, settima edizione. Allora, c'era stata l'edizione dell'addio, come la chiamiamo questa? Strehler si inventò l'edizione dell'arrivederci. È un'edizione particolare perché in luogo di grandi attori che hanno sempre popolato la scena di Arlecchino, a parte Soleri, che continua a esserci naturalmente, ci sono gli allievi del primo corso della nuova scuola di teatro che Strehler ha fondato. Strehler aveva già fondato una scuola di teatro all'inizio della storia del Piccolo, scuola che poi era stata assorbita dal Comune di Milano, che ancora oggi esiste con il nome di Civica Scuola Paolo Grassi, e ha fondato una nuova scuola di teatro orientata a criteri molto moderni, molto interessanti. Ecco, allora che cosa fa Strehler? Strehler decide di utilizzare i suoi allievi, quelli a cui lui insegnava in questa scuola, dando a loro la possibilità di recitare nell'Arlecchino, ma gli allievi erano più del doppio del numero necessario. E allora ecco che questi allievi vengono fatti avvicendare freneticamente nei ruoli, consentendo all'Arlecchino di recuperare il suo primitivo spirito di gioco allegro e teatrale. Abbiamo poi un'edizione, l'ottava, nel 1993, che è l'edizione del bicentenario goldoniano, e una nona edizione nel 1997, 50 anni dalla fondazione del Piccolo Teatro. Possiamo quindi dire tranquillamente, fermandoci per un momento qui, che dal 1947 al 1997 l'Arlecchino ha accompagnato tutta la storia, la grande storia italiana e mondiale del Piccolo Teatro. E lo diciamo ancor di più ricordando che nel 1997, nella notte di Natale, Strehler ci ha lasciati, è morto all'improvviso. E il suo Arlecchino è rimasto lì, destinato a chissà che. Poteva scomparire con Strehler? No, non è scomparso. Non è scomparso perché c'era e c'è Ferruccio Soleri, il grande Arlecchino, che ha preso l'eredità dal suo maestro, una sorta di testamento poetico, e ha continuato a portare avanti, a far vivere Arlecchino dal 1997 fino a oggi. Ma mi piace ricordare, perché a volte, che in quella edizione andata in scena pochi mesi prima che Giorgio morisse, il finale
è stato costruito da Giorgio come una sorta di testamento poetico e di invito alla fiducia. Alla fine di quell'Arlecchino si addensavano delle nuvole, scoppiava un temporale sulla testa dei personaggi. E mentre oltre il fondale si accende una fiaccola che indica una luce a cui rivolgersi, lo spettacolo si chiude, quasi come se quella luce, quella fiaccola, la portasse con sé Giorgio, che appunto di lì a pochi mesi è morto. Sono cose, lo so, magari vi sembrano chiacchiere, ma non sono chiacchiere, sono la realtà dell'arte, la realtà dell'arte. Come dicevo, lo spettacolo non è morto, lo spettacolo ha continuato a vivere, è andato avanti a vivere per tanti anni, tutto sulle spalle di Ferruccio, che ha utilizzato attori grandi, attori giovani, attori piccoli, ha portato l'Arlecchino in giro per il mondo e l'ha fatto anche con la mia modesta compagnia, siamo andati insieme in tanti paesi anche per spiegare, per far capire agli stranieri cosa aveva significato questo spettacolo, proprio come capitava ai tempi della commedia dell'arte. Perché Ferruccio, in un mondo dove la commedia dell'arte non c'è più, è stato ed è l'ultimo dei grandi comici dell'arte. Dico l'ultimo non per far mancare il mio apprezzamento a Enrico Bonavera, bravissimo attore che oggi ha preso il testimone di Ferruccio e recita l'Arlecchino in giro per il mondo, ma perché Enrico Bonavera ne ha da fare di strada, prima di arrivare dove è arrivato Ferruccio. Lo spettacolo c'è ancora. Da un paio d'anni circa, Ferruccio l'ha lasciato, come abbiamo detto all'inizio di queste conversazioni, ma lo spettacolo c'è ancora. Io non l'ho visto recentemente, ma l'avevo già visto, interpretato da Enrico Bonavera, che ripeto bravissimo, perché Enrico sostituiva ogni tanto Ferruccio, proprio come Ferruccio sostituiva Moretti. Ecco, vi ho raccontato la storia di Arlecchino, servitore di due padroni. Ora, e siamo quasi alla fine, anzi siamo alla fine della nostra conversazione, vi do una notizia, che è la seguente. Ho ricevuto tutta una serie di simpatici messaggi da voi, li vedo anche scorrere mentre parlo, non sono in grado di rispondere perché non sono capace, però dopo me li vedo tutti quando ho finito di parlare. E molti di voi mi hanno detto, ma no, ma non smettere, vai avanti, fai ancora queste cose qua. Vi devo dire che un po' fatica la faccio perché sono arrugginito, sono 8 anni che ho smesso di insegnare in università, insomma, quindi un po' fatica faccio, però mi sono anche divertito e ho pensato di avere un dovere, e penso che questa cosa farà molto piacere anche a Ferruccio, di avere un dovere come l'avevo nei confronti di Ferruccio, anche nei confronti e soprattutto nei confronti di Giorgio Strehler. Perché? Perché Giorgio Strehler è stato il più grande regista italiano del XX secolo e io penso forse anche il più grande regista di tutto il mondo del XX secolo. Parlo di regista di teatro, non di cinema naturalmente. E allora, siccome io sono stato suo amico, ho avuto questo onore, lo dico francamente, siamo stati molto amici, e ho avuto la fortuna di parlare con lui 1000 volte, di seguirlo, di andare alle sue prove, beh, ho pensato di dedicare un gruppo, una serie di conversazioni a lui, a Giorgio Strehler. Con voi, se avrete la pazienza, ripercorrerò la strada straordinaria che ha portato Giorgio Strehler dal 1940 fino al 1997, quando è morto. Sarà quasi un corso, perché ho preparato già gli appunti, ho lavorato in questi giorni, e sono parecchi, per cui saranno diverse conversazioni. Vediamo, se voi mi garantirete la vostra presenza, se vi piacerà, bene, andremo avanti fino in fondo. Se invece vi stuferete, me lo farete capire, con questi mezzi tecnologici si capisce tutto benissimo in tempo reale. Allora, il mio appuntamento è per giovedì sera alle 5 del pomeriggio, nuovamente, ci troveremo per iniziare a parlare di Giorgio Strehler e del suo teatro. Grazie a tutti per avermi seguito anche oggi. A presto, arrivederci.